Buongiorno a tutti, sono il presidente del corso di laurea in ottico-ottometria e vi voglio spiegare le principali caratteristiche di questo corso di laurea triennale erogato dall'Università di Padova. Questo è il sommario delle cose di cui vi voglio parlare. Prima le principali caratteristiche e finalità di questo corso di laurea, poi in più in dettaglio le materie di studio e, molto importante, quelli che saranno poi gli ambiti occupazionali dei laureati. E infine alcune conclusioni. Per quanto riguarda le caratteristiche e finalità, è importante dire che il corso di laurea in ottico-ottometria intende formare dei professionisti imprenditori nell'ambito dell'ottica e dell'optometria. Gli obiettivi formativi sono due e da una parte consistono nel fornire una formazione di base in matematica, fisica, chimica, biologia, ottica e struttura della materia. E il secondo obiettivo è una preparazione professionalizzante in ambito ottico e optometrico con insegnamenti di anatomofisiopatologia, psicofisica della visione, optometria, contattologia, tecniche per l'occhialeria. In particolare il corso fornirà allo studente delle nozioni di base che possono poi servire nell'ambito professionale, quindi di fisica, matematica, chimica e biologia, delle conoscenze biomediche di base e delle competenze specifiche tecniche sulla strumentazione ottica e optometrica e anche un'attività di laboratorio in fisica, chimica, biologia e soprattutto ottica e optometria e emulatura lenti, ma anche un tirocinio aziendale obbligatorio. È importante sottolineare che la laurea in ottometria è a numero programmato, 40 posti all'anno, al fine di permettere una efficace gestione dei laboratori didattici. Altra cosa importante da sottolineare è che la laurea in ottico-ottometria non è una laurea medico-sanitaria e quindi se lo studente è interessato a una laurea medico-sanitaria deve rivolgersi alla scuola di medicina e in particolare alla laurea di ortottica. Le materie di studio sono principalmente matematica, fisica, chimica e biologia, medicina, nell'ambito dell'occhio ovviamente, ottica, optometria e poi, come vi dicevo, il tirocinio aziendale. Alla fine dei 3 anni lo studente deve ottenere 180 CFU, che sono i crediti formativi universitari. Inoltre, alla fine del triennio, lo studente otterrà l'abilitazione professionale di ottico sostenendo l'esame di Stato presso istituti professionali statali convenzionati. Per quanto riguarda gli ambiti occupazionali, se ne possono distinguere almeno 4. Certamente il commercio, in particolare la vendita di occhiali, ma anche l'industria, fabbricazione lenti, occhiali e varie strumentazioni ottica, anche ricerca e sviluppo nel settore pubblico e privato e infine anche attività didattica, principalmente nelle scuole secondarie. Secondo la banca dati degli studenti laureati Alma Laurea dell'Università di Bologna, ad un anno dalla laurea i nostri laureati risultano avere un tasso di occupazione del 93%, che è molto alto ed è sostanzialmente il più alto tra tutti i laureati triennali della Scuola di Scienze, ed il reddito medio di coloro che lavorano è di circa 1.000 euro netti al mese, anche questo circa 300 euro in più della media della Scuola di Scienze. Conclusione, l'Università di Padova cerca studenti motivati che vogliono diventare professionisti imprenditori nel settore scientifico dell'ottica e optometria. Ulteriori informazioni le potete trovare alla pagina web del Dipartimento di Fisica e Astronomia Galilei dell'Università di Padova che ci ospita. Grazie per l'attenzione.